Benvenuti a Conto Corrente Running Studio. Oggi parleremo di questa calzatura, la Dynafit Ultra Pro 2, una scarpa destinata a tutti i trail runner che vogliono percorrere anche lunghe distanze, che comunque vogliono rimanere con un prodotto confortevole, ammortizzante e protettivo. Ed è l'Ultra Pro 1, prende praticamente solo il nome perché è completamente rinnovata. È in casa Dynafit, nella scaletta è sicuramente quella più confortevole e ammortizzata. Il differenziale è di 8 mm, quindi non minimalista, e il peso per quello che riguarda la taglia di riferimento uomo è 310 grammi, mentre donna 2,70. Parliamo velocemente della composizione di questi nuovi materiali, poi andiamo a valutare il funzionamento. Sotto abbiamo la Vibram in Mega Grip col disegno freccia classico di Dynafit. Notate che la suola è piena, non ci sono tagli, intersezioni. Questo è Mega Grip al 100% su tutta la superficie. Speed Light è il nuovo materiale dell'intersuola che deve combinare leggerezza, comfort, ammortizzamento, ma anche restituzione d'energia e una protezione prolungata allo schiacciamento, perché è una scarpa progettata a tenere il piede per tante ore. La tomaia è comunque leggera, traspirante, ha delle parti protettive, come possiamo notare qua nella zona laterale dell'avampiede, che serve a dare sia supporto ma anche protezione dalle rocce, come le bande che troviamo lateralmente, qui dove c'è la scritta Dynafit, e per resistere anche di più all'abrasione, e davanti un buon puntale. Il lacciolo che viene dato in dotazione all'interno della scarpa è quello con la lacciatura veloce, per riporre poi il materiale in eccesso all'interno di una sacca che si trova al centro della scarpa, ma nella scatola trovate anche in dotazione la classica stringa, perciò se uno vuole può sostituirla. Le solette che trovate all'interno, massima qualità, ortolite, con il motto di Dynafit, no pain, no gain. Ecco, anche alla prima calzata devo dire che è una scarpa comoda, il piede entra dentro bene, c'è da fare un attimo attenzione a scegliere la taglia giusta. Su Dynafit io mi ero già sbagliato nell'Ultra 100, avevo preso un modello mezzo numero in meno, l'Ultra 100 trovate poi anche la recensione eventualmente, e che mi ha dato qualche problema in discesa perché l'alluce mi andava a toccare. In questo caso ho preso un mezzo numero in più, quindi la taglia era perfetta. Il piede all'interno di questa scarpa sta bene, si adagia, è una scarpa che fascia ma non eccessivamente, quindi diciamo adatta alle lunghe distanze, anche perché lascia la possibilità al piede all'interno di crescere. Non è probabilmente adatta perché ha la pianta molto larga, ma devo dire che rispetto anche a modelli precedenti non è così stretta. La tenuta della suola è buona nella maggior parte delle occasioni. Questo tassello su roccia, sentieri sterrati, single track, ghiaia ha una buona tenuta. Ovviamente l'altezza del tassello non permette una tenuta ottimale nel fango, dove servirebbe un tassello più alto, ma devo dire che ha una buona resistenza all'abrasione. La dimensione larga probabilmente ne favorisce la distribuzione del peso, e questo la rende anche molto comoda nell'appoggio. L'intersuola in Speed Light è comodo, confortevole e assorbe bene l'impatto. Non è dei materiali chiamati non ha diciamo quell'effetto cuscino che possono avere altri materiali. Non è morbidissima per essere una scarpa considerata la più morbida della linea Dynafit, ma garantisce comunque un'ottima protezione. Quindi anche quando andiamo a correre nei terreni duri o più secchi, l'ammortizzazione c'è. E questo probabilmente favorisce anche un certo scorrimento, una fluidità della corsa, che magari alcune scarpe che eccellono nell'effetto cuscino non riescono a dare. Come calzatura si adatta veramente a tante velocità. Non è una scarpa speed race, diciamo da gare brevi e veloci ovviamente,
però riesce a dare uno scorrimento nella corsa molto piacevole. In tutti i terreni che permettono di correre, è una scarpa che sicuramente fa divertire. Questo però non toglie che non sia comoda nella camminata, perché anche nella camminata ha un comfort molto notevole. La tipologia di terreni in cui mi sono trovato bene sono quelli facili a quelli intermedi, single track, sterrati, anche dove c'è della roccia piantata per terra. Nei percorsi particolarmente sconnessi mi sono trovato un pochino più in difficoltà in quanto il piede mi scivolava un po' all'interno della scarpa. Questo dovuto anche all'intersuola con un'altezza molto alta dal terreno non mi permetteva di avere la massima precisione. La tomaia avvolge sì bene il piede, l'imbottitura ai lati c'è, non è mai esagerata. Il piede all'interno è in una zona di comfort, non ha la fasciatura tradizionale che mi sono trovato nelle con le Dynafit che avevo provato precedentemente. Nella parte anteriore il piede non ha mai sofferto, non, con la taglia corretta non mi sono mai sentito il piede costretto. E il puntale funziona molto bene, l'imbottitura è solida, la tomaia è traspirante, protegge bene anche dall'ingresso del materiale esterno. La linguetta è molto stabile, non è di quelle che gira attorno al collo del piede. Dynafit Ultra Pro 2 si adatta a tante tipologie di runner, una vasta gamma, non solo i pro come potrebbe indurre il nome. È perfetta per runner dal peso medio, leggero, ma anche pesante, che cercano un prodotto confortevole, ammortizzato ma senza l'effetto cuscino, che sia comodo e protettivo, ma che strizzi l'occhio anche alla velocità. Infatti, come tipologia di materiale e disegno, in complesso è una scarpa che riesce a dare una buona efficienza di corsa con un minimo di risparmio energetico pur non avendo la famosa piastra in carbonio. Aggiungo che come prodotto, secondo me, potrebbe essere inserito anche tra quelle scarpe adatte a tutti i camminatori o chi vogliono affrontare dei lunghi cammini con zaino leggero sulle spalle in percorsi non estremamente tecnici. Spero che la recensione vi sia piaciuta, lasciate eventualmente un like e iscrivetevi al canale per seguirne altre. Ciao ciao!